Carri armati, anfibi, camion, jeep e moto dell'epoca usciti dai musei per far rivivere la liberazione. Questa è la colonna della libertà che è arrivata anche a Cortona. Oltre 100 i mezzi storici militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale che hanno sfilato tra le vie del centro storico cortonese per la rievocazione della campagna di liberazione degli alleati. La manifestazione è ormai affermata come la più grande d'Italia e tra le maggiori d'Europa, coinvolge in tutto 5 musei, alcuni centri della memoria che in occasione delle celebrazioni della liberazione escono dalle loro mura con veicoli e divise storiche e ripercorrono le stesse strade che videro protagonisti uomini e mezzi durante la guerra. Circa 350 partecipanti in divisa, tutti volontari dei musei e collezionisti capaci di riportare allo stato originale i veicoli storici che in questo caso diventano così elemento trainante della memoria storica. La colonna quest'anno ha infine toccato anche il territorio umbro di Castiglion del Lago e Passignano sul Trasimeno.